Ok, allora, beh, benvenuti a tutte le persone che si sono registrate al seminario. E il seminario lo, diciamo, faccio una piccola premessa io, poi lascerò a Omar proseguire, diciamo, per la parte dei contenuti. Due parole sul titolo del seminario, che comunque è una riedizione di quello fatto recentemente all'End Summer Camp a Venezia, appunto sull'aspetto del social engineering. Perché social engineering? Perché comunque la problematica è in crescita verticale, nel senso che anche il report Clusit che verrà rilasciato nei prossimi giorni, il rilascio ufficiale sarà a Verona fra qualche giorno, parla appunto che la crescita maggiore rispetto all'anno scorso è proprio legata alla problematica del social engineering. E quindi è comunque un aspetto da gestire, è un aspetto poco tecnologico e molto sociale. Ed è poi comunque il problema principale sostanzialmente degli aspetti legati al CryptoLocker, quindi il fatto che gli utenti cliccano perché cascano in un tranello sul phishing è comunque un aspetto dove non c'è soluzione dal punto di vista tecnologico. Facciamo così, quindi teniamo le domande alla fine, se rimangono, guarda che c'è un rumore di sottofondo un po' alto. Ok, cerco di isolarlo un attimino. Niente, quindi direi che lascio la parola poi a Omar per quanto riguarda la presentazione. Omar, puoi parlare. Ok, ci sono. Ho cambiato stanza isolando un pochino il rumore. Posso iniziare? Sì. Ok. Salve a tutti, io mi chiamo Omar Elamdani e oggi andremo a affrontare un discorso in merito al social engineering, nella fattispecie su quelle che sono le attività che si possono fare per tutelarsi da attacchi di questo tipo, sempre in conformità a quello che è il rispetto delle normative sulla privacy, i diritti dei lavoratori e tutto il discorso sull'etica delle attività connesse a questa tipologia. Due parole su di me: sono il consiglio di una società partner di Via Virtuosa che si chiama Shield SRL, auditor ISO 27001, appassionato di sicurezza informatica anche dal punto di vista tecnico e a breve laureato in giurisprudenza. Che cos'è il social engineering? Prima partiamo dalla definizione, in modo tale da evitare totali equivoci. Si tratta di social engineering, tutta quella tipologia di attività atte o a rubare un'informazione o a far compiere un determinato atto a una persona che coinvolgono la componente sociale. Non è quindi semplicemente un attacco, il classico attacco fatto da un black hat, perché oltre alla componente software, oltre alla componente informatica, per poter essere nella fattispecie di un caso di social engineering, ci deve essere la componente umana. Da qui poi derivano tutte quelle che sono la tipologia di attacchi collegati al mondo del social engineering. Chi sono questi ingegneri sociali? Tutte le persone che hanno intenzione, per un motivo o per un altro, che sia per motivi economici o politici o altri, ad rubare informazioni che applicano queste tipologie di attacchi possono essere a tutti gli effetti degli ingegneri, tra virgolette, sociali. Di solito sono gli attivisti, cioè tutte le persone attive nella rete, soprattutto nell'underground del mondo hacker, che rubano informazioni per poter poi utilizzare durante i loro attacchi, spesso per motivi politici o per motivi legati alle organizzazioni di cui fanno parte, organizzazioni criminali che hanno intenzione di rubare le informazioni a una determinata azienda, a una determinata persona,
giornalisti o comunque tutte le persone interessate a provocare un leak, quindi una fuoriuscita di informazioni, che possa essere un'informazione collegata a quelli che sono interessi aziendali o nel merito al know-how, gruppi terroristici o competitor vari. Chiunque abbia intenzione di applicare, di fare un furto di informazioni o simili, può essere considerato un ingegnere sociale. Adesso andiamo in quello che è l'attacco. Come avviene? L'attacco segue queste quattro fasi, che un po' riprendono quelle anche le fasi che vengono fatte in un classico attacco hacker. Prima la raccolta di informazioni, nella quale serve poter prendere tutte le informazioni in merito alla vittima che si vuole attaccare. La seconda fase è qui che si vede la componente sociale di social engineering, è la creazione di un ponte con la persona, cioè il creare il rapporto di fiducia con la persona che sarà vittima d'attacco. La terza parte è l'exploitation, quindi il furto di informazione. La quarta parte, quella una delle più importanti, è l'uscita, cioè riuscire ad uscirne poi senza che l'attacco venga individuato. Questo qua è il ciclo del social engineering. Qualsiasi attività di social engineering parte dalla raccolta di informazioni e si conclude con l'uscita. Andando avanti. Essendo un'attività che ha una componente sociale, quello che è fondamentale del social engineering è che va a colpire la persona. Va a colpire la persona facendo leva su quelli che sono i principi psicologici che muovono una persona a compiere una determinata azione. Il che cosa vuol dire? Colpa, panico, autorevolezza, avidità, desiderio, gratitudine. Sono i principali motivi per cui una persona sottoposta a una situazione di stress o una situazione da lui non prevista viene spinto ad dare delle informazioni o a fare un comportamento che tendenzialmente non farebbe, come può essere lasciare la scrivania lasciando il computer sbloccato, cliccare in un link ricevuto tramite email, dare una password al telefono, far accedere una personale non autorizzata in una determinata zona dell'azienda. Tutti i comportamenti che tendenzialmente per policy, che siano aziendali o meno, non sarebbe tenuto a fare, ma che in una situazione in cui viene fatta leva su uno di questi principi psicologici lo fa. Ecco, do un piccolo contributo io legato al fatto che su questi aspetti tipicamente all'interno delle aziende non esiste una policy specifica per l'uso dei media digitali, quindi dei social, e quindi sostanzialmente viene lasciato campo libero nel muoversi. Quindi ecco, direi che questa problematica del social engineering comincia a essere anche al di fuori proprio dell'ufficio IT, ma a coinvolgere anche l'HR, quindi diciamo chi si occupa del personale che vuole magari sapere cosa viene detto dell'azienda e quindi se vengono fatte uscire comunque delle informazioni. Sì, assolutamente. Assolutamente. Una delle attività che viene svolta per poter verificare quello che è la gestione del rischio collegata al social engineering in una società, in un'azienda qualsiasi, a seconda della tipologia, è il social engineering penetration test. Il che cosa vuol dire? Vuol dire che vengono simulate quelle che sono la tipologia di attacco classico di social engineering per vedere che il personale sia, tra virgolette, perdonate il termine, immune da quello che è l'attacco di questo tipo. E questo viene fatto tendenzialmente simulando uno scenario d'attacco uguale a quello che farebbe un attaccante malevole in rete e non solo. Quindi che attività vengono svolte? Viene svolta un'attività di phishing, viene svolta un'attività di impersonificazione telefonica online, viene svolta un'attività di physical penetration test, un'attività sul controllo delle password e delle chiavi o un'attività sul controllo di ricepimento delle policy. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che durante un'attività di penetration test di questo tipo qua si verifica che il personale a 360 gradi su quelli che possono essere i vettori d'attacco che possono essere utilizzati da un attaccante sia tutelato. Vuol dire che il mio HR o il mio IT o la mia segretaria
se arriva un'email di phishing, sa riconoscere un'email di phishing. Se arriva una telefonata nella quale c'è un'impersonificazione online di una del di un personale del aziendale, non caschi un attacco di questo tipo. Vuol dire che se qualcuno cerca di accedere all'interno della mia struttura fisica senza avere l'autorizzazione, senza avere badge o simili, non posso accedere. Vuol dire che non sa quando dare le password, quando non dare le password, e che abbia recepito quello che sono i comportamenti che deve tenere in situazioni di questo genere qua. Questa è una società, è una tipologia di test ideale su come andrebbe misurato il livello di sicurezza aziendale da questo punto di vista. Però c'è un ma, che non tutto quanto si può fare, non tutto quanto è applicabile. La tipologia di attacco simulabile più facilmente, quello su cui si spinge sempre di più, anche perché è il primo vettore d'attacco, è il phishing. Cosa vuol dire? Che cos'è il phishing? Phishing è un tentativo di truffa realizzato solitamente tramite lo strumento della posta elettronica. Poi dopodiché si è spostato quello che il phishing viene trasportato anche nel mondo della telefonia e nel mondo dell'SMS, come lo smishing. Lo scopo principale è: io invio una mail simulando o qualcuno dell'azienda, simulando una società partner, simulando un servizio in cui è sottoscritto la vittima del phishing, per riportarlo o ad aprire un allegato contenente magari un malware, adesso non, o con una, aprire un allegato, oppure cliccare un link malevolo, nella quale poi magari si attiva del JavaScript che viene attivato lato client. Cosa succede però? Succede che questa tipologia di attività è possibile da poter tutelare la propria azienda facendo delle attività di consapevolizzazione da questo punto di vista. Quando devo cliccare un link? Quando non devo cliccare un link? Che tipi di allegati posso aprire in sicurezza? Quale tipo di allegato mi conviene non aprire? Quale tipo di allegato devo prima somministrarlo a quello che è il reparto IT per verificare che non sia un file malevolo? Questa tipologia di attività qua è quella che ad oggi tutela di più da questa tipologia di attacco, ed è la principale attività di consapevolizzazione dal punto di vista del social engineering, essendo il primo vettore d'attacco. Verificare che il proprio personale sia consapevole di come utilizza le mail e di come andrebbero utilizzate. Questo previene già una larghissima parte di quello che sono gli attacchi di social engineering. Ad oggi, quello che è il social engineering 2.0, lo strumento preferito è il phishing. Noi analizziamo spessissimo mail che arrivano ai nostri clienti o a collaboratori vari di phishing, e diventa sempre più intelligente, sempre più fine, sempre più mirato. L'unico modo per tutelarsi è capire quella che è la logica che c'è dietro un attacco di phishing, e quindi saperlo riconoscere e evitare, cercare di non cascarci non riconoscendolo. Ad oggi, prego Luca. No, solo dire appunto che comunque è il phishing oggi uno appunto lo immagina come un qualche cosa che viene generato in automatico e quindi viene fatta una prova, mentre insomma anche casi recenti, ricordo insomma dove si parlava per esempio della compromissione del cellulare che banalmente è assurdo che uno clicca su un messaggio che arriva da una persona sconosciuta. Se invece studio e so che quella persona, quindi guardo i contatti e simulo che quel messaggio arrivi da un contatto, comunque da una persona che conosco, è chiaro che il livello aumenta, e quindi anche la consapevolezza degli utenti interni necessita di un'evoluzione che non è solo non aprire la mail che scrive io essere eccetera eccetera, ma è proprio anche una mail che può arrivare da una persona in qualche modo conosciuta con l'intento di inoculare o di compromettere comunque la postazione della persona.
Sì, assolutamente. Spesso si fa l'errore pensando che siano attacchi solo di quelli fatti da bot che mandano email massivamente a tutti i contatti che vengono registrati. Spesso, in realtà non è così. Se uno fa un attacco mirato ad un'azienda, studia il personale mappandolo prima di tutto quanto. Viene scelto quello che può essere l'anello più debole della catena e viene utilizzato come vittima dell'attacco. Da lì in poi si prova ad allargare l'attacco a tutta l'azienda o perlomeno a quello che serve come informazione da rubare. Sono attacchi mirati, sono attacchi studiati sull'individuo o almeno sulla tipologia di individuo. Andando avanti, qual è il problema principale sull'attività di test del social engineering? Che, essendo presente quella che è la componente umana, non si può simulare sempre al 100% una tipologia di attacco, nel senso che, come sappiamo tutti quanti, tramite lo statuto del lavoratore c'è una tutela a quello che sono i diritti dei dipendenti nel poter essere spiati, controllati e sottoposti a controlli di questo tipo. Infatti, come ci ricordiamo tutti quanti molto bene, l'articolo 4, che ad ora è stato abrogato e modificato, fino dal 1970 al 2015 era vietato l'uso di impianti audiovisivi ad altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Ma quando vengono fatte un'attività di social engineering, cos'è che succede? Succede un'attività di controllo del dipendente a tutti gli effetti. Io voglio verificare che il mio dipendente abbia recepito determinate policy. Mettiamo caso volessi verificare che il mio dipendente abbia recepito la policy di quale informazione dare al telefono o meno. Dovrei simulare una tipologia di attacco di social engineering nella quale magari viene simulato un attacco nella quale il dipendente riceve una chiamata al proprio numero di cellulare, nella quale viene detto che la madre o il padre è in ospedale, quindi spingendogli il dipendente ad allontanarsi dal computer, provocando una situazione nella quale viene obbligato per paura o meno a cliccare un link. Quelle sarebbero delle attività reali di social engineering nella quale viene testato al 100% uno scenario d'attacco, come potrebbe essere quello di un attaccante malevolo in rete, cioè senza scrupoli, senza etica, senza nulla. Questo naturalmente noi non possiamo farlo, perché? Perché per fortuna i dipendenti e i collaboratori hanno una normativa che tutela quello che è la loro privacy, oltre a tutelare quello che è il diritto della persona a non ricevere nulla che non sia seconda etica. Questo qua va. Nel corso del tempo, soprattutto con quella che è la riforma del Jobs Act, la modifica dell'articolo 4 permette in parte ad oggi invece di poter fare attività di questo tipo. Infatti, come sappiamo, l'articolo 4 è stato modificato. Ad oggi si possono impiantare impianti audiovisivi ed altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza delle attività dei lavoratori, possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. E che cosa vuol dire? Se il mio patrimonio aziendale sono le informazioni, io posso tutelarmi da questo punto di vista qua, tutelare quello che è il patrimonio aziendale, che molto spesso non sono beni fisici, ma è il know-how dell'azienda. Da qui in poi viene dato una sorta di permesso anche a quello che sono attività di social engineering penetration test, che prima del 2015 in Italia, negli altri paesi come in America, erano molto diffuse e avevano una valenza molto importante, consapevoli che il primo attacco di furto di informazione non è il leak, l'attacco che viene fatto dall'hacker in rete sul software, che è spesso molto più difficile da creare rispetto a una persona, ma la persona stessa. Ad oggi noi possiamo farlo, possiamo verificare, controllare i dipendenti da questo punto di vista, finché non cambierà quello che è la normativa della privacy successivamente, fino a un certo punto, per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio, aziendale. Andando avanti, tagliando un pochino, altrimenti diventa lunga tutta questa parte qua. Le informazioni, vabbè, a condizione che l'unica condizione che viene stabilita è che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità dell'uso di strumenti e di effettuazione dei controlli, nel senso che nelle società in cui viene svolta attività di questo genere qua, nella fattispecie a noi non interessa adesso in questo caso qua andare a discutere sulla notifica dell'installazione di telecamere o meno, ma
se voglio fare un'attività di phishing, se voglio fare un'attività di questo tipo qua, cosa devo fare prima? Devo avvertire quello che è il mio dipendente, cioè per poter fare tutto quanto a prova di norma, un'attività di questo tipo deve essere prima notificata al dipendente e dopodiché effettuata. In questo modo qua viene fatta un'attività per tutelare quello che è patrimonio aziendale, controllare il comportamento di una persona, quindi un'attività di controllo a tutti gli effetti, ma viene fatta a prova di legge. Come possiamo tutelarci da tutto questo, da tutto quello che è il mondo degli attacchi di social engineering? In tre semplici modi in Italia. Ad oggi le attività che possiamo svolgere sono attività di consapevolizzazione, il phishing e tutte le attività di questo genere qua. Controllo delle policy. Prima di tutto però per controllare le policy bisogna scriverle. Redare delle policy aziendali nella quale viene stabilito con quali criteri devono essere date le informazioni, con quali criteri consegnare le password, con quali criteri permettere gli accessi in determinate situazioni della struttura o dell'edificio, sono policy aziendali e bisogna verificare che però vengono recepite queste policy aziendali. E terzo, ma non meno importante, ma bensì più importante, è la formazione. Come posso essere sicuro che i miei dipendenti non ci caschino? Non posso simulare, non posso passare la giornata simulando un attaccante malevolo che invece, a differenza mia, può studiare il caso quanto vuole, può attaccare come vuole, visto che non deve rispettare alcuna normativa in merito alla privacy, né alcuna normativa in merito ai diritti del lavoratore. Con la formazione, formare il mio personale a eseguire comportamenti che siano sicuri by design, cioè che ogni singolo atteggiamento che viene fatto in azienda non possa portare a un pericolo di questo tipo qua, è l'unico metodo per essere sicuri da attacchi di social engineering. La formazione è il principale mezzo per tutelarsi da questo punto di vista. Quindi, ricapitolando, prima di passare le domande, l'unica soluzione, se non quella più grande, per potersi tutelare da questa tipologia di attacco sono attività di consapevolizzazione, cioè verificare che i miei dipendenti non caschino in attività di phishing e, se ci cascano, fare delle statistiche su che tipologia di attacchi sono caduti, in modo tale da formarli poi da questo punto di vista. Stilare delle policy aziendali che vadano a tutelare quello che è l'informazione know-how aziendale e controllare che vengono recepite da tutto il personale, e la formazione, formare da quelli che sono i miei manager a quello che è la segretaria, a quello che è l'HR, a quali sono i comportamenti pericolosi, quali sono i comportamenti non pericolosi. Un comportamento pericoloso è utilizzare i social network mentre sono sul posto del lavoro, nella rete aziendale, e cliccare a un link che ricevo di qualche promozione. Non devo farlo. Cliccare a un link di una promozione che ricevo alla mia mail aziendale. Non devo farlo. Aprire un allegato che non mi aspettavo. Non devo farlo. Questo è l'unico metodo per poter prevenire tutto quello che è il mondo degli attacchi di questo tipo, mediante queste tre tipologie di attività qua. Ecco, tenendo conto, magari giusto anche qui come mi inserisco un attimo, il problema è che appunto, cioè il fatto di fare la formazione, chiaro che fare formazione magari per il personale dell'ufficio può essere di un tipo, però sì, diciamo un aneddoto è che la persona, la maggiore debolezza magari può essere l'uomo in guardiola all'accesso. È chiaro che anche quel tipo di persona lì gli va data consapevolezza, più che altro perché poi in caso di incidente, quindi chiaramente ipotizzo una fuoriuscita di informazioni, sì. Se non ho fatto magari anche delle policy specifiche, faccio fatica poi eventualmente a, diciamo, sì, imputare la colpa, se colpa è comunque del dipendente, del fatto che ha agito in modo, chiamiamo così, inconsapevole o con leggerezza, no? Quindi sostanzialmente l'ottica è che se non ho fatto attività di, chiamiamo così, di divulgazione, non ho fatto delle policy, non ho fatto tutta una serie di attività, in caso di incidenti
io non posso pensare, insomma, in qualche modo di andare poi a rivalermi da un giudice, perché chiaramente non ho fatto nessuna strategia. È chiaro che questo argomento, cioè la parte del social engineering, è sicuramente un argomento relativamente nuovo nelle analisi di sicurezza, no? La penetration test è sicuramente la cosa più classica, però ecco, io ritengo che questa oggi sia uno degli aspetti dove ci sono le maggiori lacune e dove bisogna comunque iniziare una strategia. Quindi il fatto di andare a verificare è comunque fondamentale. Awareness, tanto per chiarirsi anche cosa c'è oggi sul mercato, ci sono dei corsi online anche semplici che fanno, magari semplificano la formazione, magari con un filmato, cercano di passare qualche concetto, poi fanno qualche domanda e poi magari c'è una piattaforma per fare dei test di phishing. Però fondamentalmente, appunto, per esempio, il controllo delle policy, banalmente una policy è le norme minime di sicurezza, no? Una certa password, la lunghezza di una certa password, la complessità di una certa password, facendo questo tipo di attività, viene sempre fuori che, non dico 1, 2, 3, 4, però ecco, cioè il andare a verificare, fare tuning delle password è una delle cose che più ricorrenti, diciamo in modo più ricorsivo, bisogna andare a mitigare. Quindi ecco, è un processo che richiede un approccio che può avere delle vulnerabilità molto elevate, perché chiaramente andare a fare un attacco pesante verso un apparecchio tipo il firewall può avere un ritorno molto basso. Sicuramente studiare un attimino i dipendenti, vedere i collegamenti su Facebook mi permette appunto di avere fiducia, di acquisire fiducia e di fare escalation per la via sociale. Sì, assolutamente. Ok. Lascio a te. Se vi sono domande in merito a questa parte qua, io direi che possiamo dare spazio a quello che possono essere dubbi di questo tipo. Ecco, da questo punto di vista, anche dal punto, chiamiamo un attimino, ecco, dall'aspetto commerciale, posso dire che oggi quello che è normalmente è la proposta di svolgere alcune attività di social engineering, che possono essere appunto il fatto di fare delle prove di phishing, fare delle verifiche delle policy per poi avere il quadro della situazione, perché appunto secondo me, senza capire quanto, diciamo, dando un valore da 1 a 100 di quanto debole è la resilienza delle mie persone, non riesco a fare comunque una strategia. La strategia in questo caso non sarà certo patchare qualche sistema antivirus, IDS, firewall, ma dovrò appunto fare una strategia probabilmente di formazione, di istruzione, che potrebbe essere magari di qualità più elevata per il board, perché chiaramente il board è il vettore principe dal punto di vista dell'attacco, però deve poter raggiungere anche appunto l'uomo in guardiola, perché chiaramente magari parto da lì per fare poi un escalation verso l'azienda. Assolutamente, infatti in una delle tipologie di attività di questo tipo, che è il physical penetration test, quella che è l'intrusion, si va a verificare non soltanto quindi quello che sono i comportamenti classici del personale aziendale, quindi tramite il phishing, tutto il resto, ma anche quello un pochino più tecnico rispetto all'ingresso, cioè il personale che sta all'ingresso e le misure di sicurezza sono realmente sicure? Un malintenzionato che vuole entrare, guarda il caso del tribunale di Milano di 2 anni fa, può entrare o non può entrare?
Questo qua, anche questo qua è un aspetto importante da non trascurare in quello che è il mondo degli attacchi di social engineering, perché spesso, senza dover lì a complicarsi la vita, se io riesco ad entrare direttamente in azienda non c'è bisogno che passo la giornata a studiare un piano d'attacco per una vittima e costruire l'email ad hoc. Quindi assolutamente, se uno tampona da una parte non può lasciare una falla gigantesca dall'altra, deve fare un controllo a 360 gradi. Ecco, quindi non è solo un aspetto di tipo telefonica, ma banalmente, chiaramente io parlo di un impianto industriale, no? È chiaro che se io in qualche modo riesco ad arrivare, riesco a superare magari l'uomo in guardiola, mi metto su un caschetto, entro in produzione e spengo un quadro, perché magari nessuno mi chiede cosa sto facendo in produzione e se posso aprire il quadro e spegnerlo. Pensate, insomma, cioè anche questo è una forma sostanzialmente di istruzione del personale, e che chiaramente è fatta da un insieme di mix. Quindi, come diceva Omar, il gathering vuol dire andare a crearsi comunque un ambiente dove conosco, e quindi magari, non so, ipotizzo, arrivo, in qualche modo sono riuscito a sapere chi è una persona che lavora in produzione e dico, me l'ha detto la persona XYZ di farlo, no? E quindi se anche qualcuno si presenta a chiedere delucidazioni su cosa uno sta facendo, citando magari un dipendente nell'ambito della produzione, riesco magari a fare l'escalation che voglio fare. Quindi ecco, da questo punto di vista bisogna sempre ragionare sul costo-beneficio nell'implementazione della policy, però ecco, non è solo la mail che arriva, è proprio, Omar, anche un aspetto fisico, l'accesso fisico. Tipicamente quando si analizza la violazione dei sistemi di fabbrica, magari mi focalizzo sul fatto che su un apparato io riesco a comprometterlo, no? Come potrebbe essere, ipotizziamo anche la Tesla, no? Se riesco a violarla da remoto ho raggiunto l'obiettivo, però ecco, magari nella fabbrica ci possono essere anche degli aspetti banali che sono proprio anche regole di comportamento, non so, uno si sposta senza un badge di riconoscimento, senza magari che ci sia stato l'avviso, non viene accompagnato, può essere un problema. Faccio anche qui un esempio, magari facendo le valutazioni, volendo analizzare la sicurezza delle rete Wi-Fi guest per i consulenti, uno magari ipotizza solo di andare a vedere l'access point per l'area guest, però magari non ragiona sul fatto che, ipotizzo, il consulente, che magari consulente non è, viene lasciato, ipotizzo, 5 minuti da solo in una sala dove non c'è solo l'access point, ma c'è anche una patch di rete, quindi la persona può inserire la patch, bypassare quello che è l'access point e introdursi. Quindi anche questo è sostanzialmente una logica di social engineering, quindi il fatto, per esempio, che uno possa andare in un esterno, possa andare in una sala riunioni e rimanere in una sala riunioni non presidiata per 5 minuti, magari vorrebbe dire piombo le patch di rete o non, le disabilito. Quindi questo è, diciamo, come affrontare, quindi le policy, il tutto parte comunque dalle policy. La prima fase chiaramente è la consapevolezza. Se non capisco quanto i miei utenti sono direi drammaticamente inconsapevoli, non riesco a fare una strategia, e la strategia la dovrò comunque discutere non solo nell'ambito IT ma anche a livello direzione, perché chiaramente poi il tutto poi è un qualche cosa che si concretizza in un incidente, che è un danno d'immagine, che è comunque un qualche cosa che si traduce poi in denaro. Cioè, hai sintetizzato perfettamente il tutto. Bene.
Ok. E non ci sono domande, se volete fare qualche domanda nella, diciamo, nella dashboard a sinistra, e se no ringrazio i partecipanti. Ok. Direi che va bene. Allora, niente, nessuna domanda, vuol dire che siamo stati molto chiari. Va bene. Ok, grazie a tutti quanti. Della disponibilità, spero che sia stato utile, siamo anche stati assolutamente nei tempi, e se volete comunque il webinar è registrato, quindi se vi interessa magari anche condividerlo con qualcun altro che magari, ecco, non è dell'IT, per far capire qual è la problematica, abbiamo, diciamo, trattato delle tematiche e cercando di dargli non un taglio eccessivamente IT, quindi sicuramente, ecco, le persone che possono essere interessati a questi argomenti sono l'ufficio legale, le risorse umane, e il marketing, perché comunque poi sono tutte persone che in qualche modo possono essere coinvolte e influenzate da un eventuale incidente che può venire fuori. Ok, d'accordo. Grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Ciao.